Ci indigniamo per l'immagine degradante della donna in Italia e siamo arrivati ad una condizione assolutamente non più accettabile. Delle donne che cosa si dice? Ogni volta che si comprano si dice che hanno liberamente accettato di essere comprate, così si risolve il problema. Come se i soldi cancellassero il fatto che tu hai delle donne l'idea che sono un bene da poter regalare a un amico con cui hai fatto un buon affare o con cui passare una serata spensierata. Questa è una logica che non vale. È una cosa schifosa, indegna di essere rappresentati da un uomo simile. Il tantam è partito via internet e così migliaia di donne si sono ritrovate sabato pomeriggio in Piazza della Scala a Milano. Sciarpa bianca al collo in segno di lutto, le donne che non si sentono rappresentate dal governo di Silvio Berlusconi e che si sentono offese per quanto sta venendo a galla con il caso Ruby, si sono ritrovate per confrontarsi e fare sentire la propria voce. Dal palco un po' improvvisato, tanti messaggi che sono stati letti. Dobbiamo mobilitarci insieme. Chiedere le dimissioni a nome degli uomini, delle donne, dei gay, dei transgender, di tutti quelli che sono stati oltraggiati. Secondo gli organizzatori erano in 10.000 i presenti, persone che in pochi giorni si sono organizzate. È un disgusto che ormai ha raggiunto dei tali livelli che aspetta solo un'occasione per potersi esprimere. No, non c'è organizzazione, c'è veramente il cuore che si apre e dice basta, adesso basta. No, no, non c'è organizzazione, è un passaparola, ma è la misura è oltre che colma. Mi aspettavo meno gente, sono contenta che ci sia un po'. Certo, l'età è un po' alta rispetto a quello che mi aspettavo. Io spero che serva qualcosa, insomma, se non ci si inizia a muovere così, non so proprio come poter fare altrimenti. E chi era oggi al presidio chiede le dimissioni del Premier. Un giudizio morale sulle persone che ci governano non solo è necessario, è doveroso. Quindi atteggiamento di un primo ministro, ma se anche non fosse imputato per ragazzi minorenne coinvolte a casa sua, cose che non sappiamo ancora bene fino a che punto si spingano, questo è questione che riguarda la magistratura, ma sicuramente il giudizio morale da noi cittadini deve essere dato e il giudizio deve essere pesantissimo, se ne deve andare proprio a casa.